Un saluto a tutti gli amici di androidblog.it. Siamo qua oggi per farvi una recensione di questo mini PC Android Smart TV Dongle. Già dalla scatola ci vengono enunciate alcune caratteristiche tecniche. Il chipset utilizzato è un Allwinner A10 cloccato a 1,2 GHz, è un quad core. Abbiamo poi 1 GB di memoria RAM, 4 GB di memoria interna. Comunque però sono espandibili, come vedremo in seguito, tramite micro SD. E il sistema operativo a bordo è Android nella versione 4.0 Ice Cream Sandwich. Bene, procediamo all'apertura della scatola e vediamo che cosa è contenuto al suo interno. Subito ci viene mostrato come ci sia il cavo USB micro USB, che serve sia per la ricarica, ma cioè per l'alimentazione, scusate, ma anche per lo scambio dati. Di sotto troviamo un manuale utente cartaceo, dopodiché nient'altro oltre che la nostra chiavetta. Eccolo qua, potete vedere il design molto molto bello, molto pulito, tutto con finiture tutte bianche, tranne il logo qua Android che va a spezzare il colore. Facendo una panoramica hardware, possiamo trovare in questa posizione la porta HDMI che andrà ad essere inserita nel nostro televisore. Questa porta HDMI è una 1.4, il che vuol dire che supporta anche televisori 4K. Chissà se qualcuno ce l'ha. Su questo lato possiamo trovare lo slot micro SD, il tasto di reset, una micro USB 2 che serve per lo scambio dati. Infatti vedremo che l'altro micro USB servirà per l'alimentazione. Un microfono, una USB full size per collegare mouse, tastiere. Dopo vi farò vedere cosa collegheremo noi. E qua abbiamo la seconda micro USB che, come ho già detto, serve per l'alimentazione. Ora, per gestire questo mini PC, noi abbiamo pensato di utilizzare questo qua, questo Air Mouse. Possiamo anche aprirlo. È un semplice telecomando adatto per queste tipologie di mini PC. Entrambi i dispositivi ci sono stati forniti da Manhattan Shop, sul quale potrete acquistare appunto questi due dispositivi, rispettivamente al prezzo di 77 euro per la chiavetta per il mini PC e 36 euro per questa tastiera. Ora vi mostreremo come attaccare il tutto, come collegare tutti i fili e successivamente procederemo alla recensione per vedere un po' come gira questa meraviglia. Bene amici, ora collegheremo il cavo di alimentazione nella porta micro USB adatta, vedete molto semplice. Dopodiché collegheremo il dongle USB del nostro Air Mouse nella porta USB, mai che riesco a beccare il verso giusto. Ecco fatto. E ora collegheremo questo al muro e questo qua direttamente sul nostro TV. Bene amici, abbiamo collegato tutti i fili e abbiamo fatto partire il nostro mini PC dongle. Come possiamo vedere, l'interfaccia utente è uguale a quella stock, senza personalizzazioni da parte del produttore. Nella barra di navigazione possiamo trovare tre tasti classici di Android, back, home e multitasking. Successivamente possiamo trovare anche i tasti del volume, volume su, volume giù e volume su, il tasto per spegnere il mini PC, il tasto per far scomparire la barra di navigazione e il tasto menu. Entriamo un attimo nelle impostazioni, vi facciamo vedere come a bordo ci sia Android 4.0
ice cream sandwich. Ecco qua. Non sappiamo se verrà rilasciata una versione più aggiornata del software. Comunque rimanete collegati al nostro blog per saperne di più. Allora, le impostazioni sono le classiche di Android. Possiamo solamente decidere di settare la risoluzione, mi sembra sia questa esattamente, se 720p, 1080p oppure 576p. Noi vi consigliamo di lasciarla in 720 pixel, in quanto se dovete visualizzare dei video in 1080p ci andrà da solo, si setterà da solo sul Full HD. Torniamo indietro e cominciamo a fare qualche test. Proviamo ad entrare su YouTube e guardare, vediamo come girano i video. Attendiamo il caricamento. Magari andiamo su un video di Mauro e vi invitiamo a seguire, in quanto è un ottimo recensore. Fa davvero delle belle recensioni. Attendiamo il caricamento del video. Mettiamo full screen. Benvenuti a tutti gli amici di Android Blog. Come potete vedere, questo è un video in HD. Interessante. Tra due dispositivi, da un lato abbiamo il gira molto bene. Entrambi sono due. Torniamo indietro. Qua ci vengono offerte, non so perché, il tutorial di YouTube. Proviamo a guardare un altro video, sempre in HD. Ciao ragazzi, benvenuti. Quest'oggi voglio parlare di un'applicazione interessante per email per Android. Quindi, amici di androidblog.it, si chiama Aqua Mail. Perfetto, possiamo tornare indietro. Possiamo dire che la navigazione e la visione dei contenuti di YouTube scorre molto fluida e senza intoppi. Passiamo poi a vedere un gioco, in questo caso è Beach Buggy di Vector Unit, e vediamo come gira questo gioco. Ecco, vedete, già è successo qualche crash, l'applicazione non risponde, dobbiamo riavviarla. Dobbiamo dire che questa chiavetta, detto molto sinceramente, vale i soldi che costa. Infatti fino a 5 minuti fa funzionava, ve lo assicuro. Proviamo un'altra volta. Ripeto, il costo su Manhattan Shop è di 77 euro, e con altri 36 euro potete acquistare anche questo, che è il Air Remote, Air Mouse, che vi abbiamo fatto vedere nell'unboxing. Proviamo a far partire questo gioco. Vi mostriamo inoltre che come la grafica sia settata al minimo, perché altrimenti non riesce a questa chiavetta non riesce a gestirla. E anche così possiamo dire che ci sono abbastanza scatti. Vediamo, partiamo. Vedete, già il gioco lagga molto, non è per niente fluido. Allora, non fate caso al mio gioco, perché non sono molto portato. Vedete quanti lag ci sono. Diciamo che un dispositivo non è fatto tanto per giocare. Oh. Ok, possiamo anche stoppare ed uscire. Chiudiamo l'applicazione, che era rimasta in memoria RAM. Chiudiamo tutto e passiamo
alla navigazione web. Vedete, questo qua è l'app drawer standard di Android, non ci sono per niente personalizzazioni. Ecco, apriamo il browser, se lo apre, eccoci. Magari andiamo su Android blog, eccoci qua, era nella cronologia. Carichiamo Android blog e vediamo un po' come si comporta. Il caricamento non è che sia molto rapido. La pagina è ancora in fase di caricamento, però possiamo già scrollare in basso e in alto, però con evidenti problemi di rendering. Però una volta che la pagina si carica, ecco ancora qua, ancora questa parte non è stata caricata. Dicevo, una volta che la pagina si carica, diciamo che una navigazione web accettabile. Proviamo ad entrare in una news, proviamo questa qua sul Nexus 5. Questi banner pubblicitari, vediamo se riusciamo a chiuderlo. È deciso di impuntare, eccoci qua, no, ha deciso di impuntarsi. Allora proviamo ad entrare in una news, stavolta forse quella non ci era piaciuta, entriamo in questa. Il caricamento della pagina è avviato. Qualche istante ancora. Eccoci qua, forse. Forse ha deciso di caricarsi. Vediamo. Proviamo a fare lo scroll. Stesso problema di prima. Una volta che è in fase di caricamento ha notevoli problemi di rendering. Però c'è da dire che godersi una pagina web o anche un video in un televisore, anche se di 32 pollici, è una cosa fantastica. Non si ha la necessità di fare un pinch to zoom, perché tutto si vede molto, molto pulito e molto grande. Diciamo che la navigazione web non è promossa a pieni voti, però per una navigazione quotidiana è fattibile. Chiudiamo la scheda, torniamo indietro. Come vedete c'è anche il Play Store, per cui è possibile scaricare tutte le applicazioni di Android. Ed è già aggiornato all'ultima versione del Play Store. Torniamo indietro. Come applicazioni preinstallate dal produttore possiamo trovare solamente questo File Manager. In questo caso non c'è salvato nulla, quindi non possiamo farvelo vedere, ma così come su YouTube i video girano molto fluidi, anche i 1080p. Bene, per questa video recensione mi sembra che sia tutto. Vi invito a leggere la recensione scritta sul blog per magari se mi sono dimenticato qualcosa. Bene, un saluto da Lorenzo Spada per gli amici di androidblog.it.